La matematica non è un'opinione anche nella pallamano, pure per la fidelis Andria Handball. E la matematica obbliga gli andriesi a vincere con uno scarto di 4 reti o comunque con un più 3 realizzando però almeno 23 gol. E la partita delle partite per la società del presidente Nunzio con la Suono È l'appuntamento più importante della propria storia. Andria contro Noci domani, a partire dalle ore 19, al Palasport di Corso Germania. Le due grandissime. Protagoniste del campionato di Serie B maschile si ritroveranno di fronte nella sfida che deciderà la promozione in A2. La compagine barese arriva al decisivo testa a testa in vetta alla classifica a punteggio pieno. Gli andriesi invece da secondi in graduatoria e con un ruolino di marcia estremamente positivo. 15 affermazioni ottenute in 16 incontri disputati. L'unica battuta d'arresto in pratica è arrivata all'andata proprio sul campo della regina del raggruppamento. Nelle altre esibizioni ufficiali, invece, la Fidelis ha sempre vinto e convinto, mettendo in evidenza un collettivo di grande coesione, individualità di spessore e anche giovani con interessanti prospettive. Sabato scorso i Biancazzurri hanno superato nettamente 31 a 7 l'Atletico Lamezia dimostrando anche di essere in una buona condizione fisica e mentale. Per riscrivere la storia del proprio club, tuttavia, servirà un altro successo contro il Noci. Il tecnico Riccardo Colasuono, in questa settimana di notevole attesa, ha raccontato ai suoi l'importanza della prossima partita e il prestigio del traguardo inserito ormai da tempo nel proprio mirino. La voglia di coronare il sogno della promozione a due in buona sostanza è tanta e per riuscirci, come sottolineano i tesserati della Piretis, servirà il pubblico delle grandi occasioni.